l'accensione dell'albero alto 23 metri in Piazza Lorca si completa la ricca e capillare illuminazione. Per Natale Oria si accende e si colora di festa. L'assessora appassionata che ha curato il tutto ci conduce alla scoperta di ogni piccolo dettaglio che fa calare in un'atmosfera affascinante dal centro storico all'ingresso del paese. In tanti grandi e piccini con il nasino all'insù per guardare l'albero donato dall'azienda in legno, ma tanti coloro i quali hanno contribuito. E quest'anno abbiamo voluto rendere magico questo Natale. Dopo tanta sofferenza per questo periodo così triste e così buio, tanti sono stati gli imprenditori che hanno contribuito a rendere Oria così bella. E davvero grazie al contributo di tutti loro abbiamo questa città stupenda, illuminata all'ennesima potenza. Un motivo in più per venire a visitare il già bel Borgo Federiciaro. Martedì noi inauguriamo la via dei presepi e praticamente nel centro storico ci saranno 25 presepi. Avremo comunque l'arrivo dei magi a cavallo che andranno nei vari presepi a portare i regali. È un gesto di aiuto per tutta la cittadinanza in modo che e si riprende l'economia. Anche per Natale Oria si fa trovare preparata nel migliore dei modi. Per dare quel senso di festa, ma anche per richiamare le persone a fare una passeggiata, a uscire, nel rispetto purtroppo di quelle che sono le disposizioni anti-Covid. Tantissimi auguri di buon Natale e di buon anno a tutti. Invito tutti a venire qui a Oria.